senso che bisogna rispettare quello che è il distanziamento sociale, per cui non tutti, non ci saranno i rappresentanti di tutte le parti militari, o quantomeno ci saranno, ma in misura ridotta. Prima avevamo visto anche la gente, la partecipazione della gente, e soprattutto quello che si sente di più è la mancanza dei bambini, che ogni anno comunque erano presenti, le scuole insomma riempivano questi vuoti con i loro sorrisi, insomma. Guardate, questo è la location per celebrare qui a Reggio Calabria questo 2 giugno 2020 la festa della Repubblica, la 74esimo anniversario della festa della Repubblica, particolarissimo, nel senso che vedete le mascherine che ci stanno ad indicare che siamo ancora sotto pandemia di Covid-19. Quindi anche questo 2 giugno sarà particolarissimo, unico, diverso da tutti gli altri. Vedete, questa è la corona che poi il prefetto simbolicamente omaggerà ai caduti. Guardate, questo è, insomma, rimanete collegati, perché ecco qua, prefetto della provincia di Reggio Calabria dona appunto, omaggia questa corona ai caduti. In qualche minuto siamo tutti pronti, vedete, è chiaro, una cerimonia un po' così deserta, ma del resto il divieto di assembramento vale comunque, non è la cerimonia che può certamente, diciamo, darci l'autorizzazione agli assembramenti, insomma. Questo è un po' il concetto. Quindi condividete il link. Ciao Vincenzo. Insomma, questo 2 giugno particolarissimo, una giornata abbastanza calda. Noi la seguiremo tutta, sarà, insomma, guardate, questo è lo spaccato che ci viene dato da questa splendida giornata di sole. Ciao Anderson. Eccolo, lui, sono in diretta, quindi vedete le persone che si stanno disponendo. Adesso aspettiamo che arrivi il prefetto per dare inizio a quello che poi sarà la lettura anche del messaggio del Capo dello Stato. Sì, sono alla fine, in diretta. Intanto stanno scendendo, no, adesso aspetta, siamo in diretta con Pino D'Amico, eccolo qua, ciao Pino. Siamo un 2 giugno particolare, quello di oggi. Con le mascherine, tu hai una bellissima mascherina. Un 2 giugno storico, perché rimarrà il primo 2 giugno tutti in mascherina. Ecco, il 2 giugno è comunque la festa della Repubblica, bisogna omaggiarla, bisogna portarsela dentro, anche se è in una fase difficilissima, forse più difficile del dopo. La fase più difficile, più critica proprio questa qua del 2020. Va bene, poi di Pino vedremo le sue belle foto, ci auguriamo che siano tante. Che non appartiene. No, rimanete. Abbiamo, ecco, condividete. Sì, certo che si sente. Ecco, siamo. Sì, va bene. Ecco, condividete il link. Ecco qua, vediamo il sindaco con l'onorevole Domenico Giannetta, stanno parlando, poi avremo modo di sentirli a fine cerimonia. Intanto vediamo che i carabinieri si sono posizionati, facciamo anche noi le foto,
le foto ricordo per i due carabinieri, tutto pronto per questa cerimonia. Ecco qua, stanno scendendo, ecco il signor prefetto di Reggio Calabria che sta arrivando sul luogo della cerimonia. Il vescovo Santoro, insomma tutte le autorità civili e religiose in questo che è un momento particolare, particolarissimo, anche il prefetto con la mascherina. Come vedete il procuratore, anche il procuratore di Reggio Calabria, dottor Giovanni Bombardieri, presidente della Corte d'Appello Luciano Gerardis, il comandante Giuseppe Battaglia, quelli che riusciamo a conoscere, il comandante Borrello. Questo è un po' la foto di gruppo, vedete anche in foto distanziati. Ecco, c'è il sindaco, insomma, ecco qua, regione, città metropolitana, autorità religiose, militari, procura, il signor questore Maurizio Vallone, insomma, ecco qua, questo è lo schieramento di oggi. Andiamo a riprenderli tutti. Eccoli qua. Avrà ora luogo la cerimonia di benedizione e deposizione della corona al monumento ai caduti. La cerimonia della corona. Adesso ci sarà la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Il prefetto della provincia di Reggio Calabria dà la lettura del messaggio del Capo dello Stato. Nel 74esimo anniversario della fondazione della Repubblica, rivolgo a voi e per il vostro tramite agli amministratori locali e a tutti coloro che ricoprono pubbliche funzioni, l'augurio più sincero affinché questa data sia occasione per ciascuno di una rinnovata riflessione sui valori fondativi repubblicani. La ricorrenza del 2 giugno coincide quest'anno con un momento particolarmente difficile per il Paese, che si avvia alla ripresa dopo la fase più drammatica dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Le dimensioni e la gravità della crisi, l'impatto che essa ha avuto su un aspetto della vita quotidiana,
Il dolore che ha pervaso le comunità colpite dalla perdita improvvisa di tante persone care hanno richiesto a tutti uno sforzo straordinario, anche sul piano emotivo. L'eccezionalità della situazione ha determinato difficoltà mai sperimentate nella storia della Repubblica, ponendo a tutti i livelli di governo una continua domanda di unità, responsabilità e coesione. Nella prima fase dell'emergenza, voi prefetti siete stati fortemente impegnati a garantire da un lato l'attuazione delle misure di contenimento del contagio, dall'altro la continuità delle filiere produttive e dei servizi essenziali, nonché più in generale la tenuta sociale ed economica dei territori. Affiancando e sostenendo con generosità e abnegazione l'azione dei sindaci, delle autorità sanitarie e di tutte le componenti del sistema di protezione civile, siete stati un sicuro punto di riferimento per le istituzioni locali e i singoli cittadini. Molte sono state le vittime della malattia, fra quanti l'hanno affrontata per motivi professionali o per incarichi ricoperti. Rivolgo il mio grato, commosso pensiero a sindaci, sanitari, appartenenti alle forze dell'ordine e a tutti i pubblici dipendenti deceduti a causa del virus. Non sono mancati, anche tra voi prefetti, coloro che sono stati colpiti dal contagio e hanno tuttavia continuato, anche dall'isolamento, dalla degenza, con strutture amministrative spesso indebolite dall'epidemia, a spendersi senza riserve nell'interesse della comunità. Ad essi rivolgo un particolare ringraziamento, l'augurio di un definitivo ristabilimento. La crisi non è terminata e tanto le istituzioni quanto i cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze, con i traumi prodotti anche nelle dimensioni più intime della vita delle persone. La necessità di frenare la diffusione del virus ha imposto limitazioni alla socialità, sacrificando l'affettività e i legami familiari. I più giovani sono stati temporaneamente privati dei luoghi in cui si costruisce la forza e il senso civico di una collettività, primi fra tutti la scuola e lo sport. Distanze e diffidenze hanno accresciuto le situazioni di solitudine e di marginalità delle persone più deboli, esposte a nuove forme di povertà, di privazione e discriminazione, quanto non di odioso sfruttamento. Allo stesso tempo, la sospensione delle attività produttive e commerciali ha acuito le difficoltà degli operatori economici, rendendoli inoltre più esposti e vulnerabili ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Nuove emergenze incertezze incombono sulle prospettive occupazionali di molti comparti, da cui dipendono il benessere e la serenità di intere aree del Paese. Rispetto a tali rischi, i prefetti sono chiamati ad una paziente attività di mediazione sociale, di tessitura e confronto con le altre autorità locali per definire in ciascun territorio efficaci modelli di prevenzione e intervento, adeguati alle specificità dei singoli contesti. Il senso di responsabilità e le doti di resilienza che hanno animato le comunità nei momenti più drammatici della crisi vanno ora trasposti in un impegno comune verso gli obiettivi del definitivo superamento dell'emergenza e di una solida e duratura ripresa. Con questi sentimenti rinnovo i più cari auguri di buon lavoro a voi prefetti e a tutte le istituzioni locali, con l'auspicio che la ricorrenza del 2 giugno possa rafforzare la consapevolezza e l'orgoglio della missione in cui ciascuno è chiamato anche in questo delicato passaggio della storia del Paese. Sergio Mattarella. Ecco così il signor prefetto, il dottor Massimo Mariani, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia è conclusa, si ringraziano tutte le autorità e gli ospiti intervenuti. Adesso passeremo a quelle che sono le interviste, l'applauso, adesso passiamo alle interviste. Finalmente ci ritroviamo, proviamo a recuperare un po' della nostra normalità. Signor prefetto, insomma un 2 giugno particolarissimo quello di oggi. E direi anche per la mascherina. Anche per la mascherina, sì. Ma non solo. Diciamolo un po', il messaggio del Presidente della Repubblica è stato molto significativo, insomma. Sì, è stato un messaggio che ha guardato al recente passato, ma guarda soprattutto al futuro. È un futuro sicuramente pieno di impegni, pieno di incognite, però dobbiamo essere ottimisti. Siamo riusciti ad attraversare
una crisi senza precedenti della storia recente, lo abbiamo fatto con grandi sacrifici per tutti e devo dire il Paese in generale ha dimostrato una coesione veramente molto forte e spero che questa coesione ci aiuti a superare le difficoltà che ci aspettano per i prossimi mesi, che sono gravi, ma dobbiamo essere all'altezza della situazione. Insomma, un anniversario davvero storico, non solo a parole, ma storico nel vero senso della parola, un anniversario che dovrebbe portare a un cambiamento anche radicale della nostra Repubblica, per tanti, sotto tanti, tante sfaccettature, diciamo. Alla Repubblica, come l'idea, vive sulle gambe delle persone. Io credo che dobbiamo prima di tutto impegnarci noi, ciascuno per la parte di propria competenza, a fare il proprio dovere fino in fondo. Questa è la base per il cambiamento reale della Repubblica. Non dipende né dalle leggi, né dagli articoli o dalle strutture normative. Dipende da ciascuno di noi. Se ciascuno di noi saprà fare il proprio dovere fino in fondo, con abnegazione, con spirito di servizio e vorrei dire anche nel rispetto e nella devozione per una nuova religiosità laica, civile, di cui questo Paese credo abbia bisogno, sicuramente saremo all'altezza della situazione come tante altre generazioni che ci hanno preceduto, in situazione anche molto grave. Viva l'Italia, insomma. Sempre, viva l'Italia. Grazie, Sua Eccellenza. Previste, ma anche perché avviene alla fine di una intensa, sofferta e dolorosa fase 1. E questa festa della Repubblica quindi deve essere ancora di più quest'anno occasione per riflettere e ricordarci di quanto il Paese ha fatto nella fase 1, riscoprendo un forte senso di identità, riscoprendo un forte senso di solidarietà, di appartenenza e riscoprendo un valore essenziale che è quello dell'unità del Paese. Questi credo che debbano essere gli ingredienti essenziali per affrontare e superare anche la fase 2 nella piena consapevolezza che adesso c'è anche la necessità che attraverso questi sentimenti però possano arrivare anche i risultati e possano arrivare gli effetti dei provvedimenti governativi a sostegno delle famiglie, a sostegno dei cittadini, a sostegno delle imprese, a sostegno di tutto quel comparto produttivo che adesso ha bisogno della fiducia e della vicinanza delle istituzioni non soltanto per ripartire ma anche per avere la convinzione che si supererà anche questa fase. Ecco, così il sindaco, sentiamo un attimo il questore, signor questore. La disturbo, l'anno scorso ci trovavamo, ma lei non aveva la mascherina, se ben ricordo. Penso che nessuno avesse la mascherina l'anno scorso, quest'anno la dobbiamo portare perché quando ci sta un assembramento, quando ci sono più persone vicine, è opportuno ancora usare la mascherina. Speriamo di poter eliminare anche queste barriere che sono veramente antipatiche ma purtroppo necessarie a più presto, in maniera tale da ritornare a quella che è la socialità, la convivialità che è anche tipica di questa terra e tipica delle persone che vi abitano. Ecco, se dovesse fare un sunto, 2 giugno 2019, 2 giugno 2020, insomma sempre viva l'Italia, però qualcosa è cambiato, sta cambiando anche a livello politico, sociale, economico e anche sulla sicurezza. Ma credo che sia cambiata l'Italia, la pandemia non è soltanto una malattia che si è abbattuta su tutto il paese, ma avrà delle fortissime ripercussioni di carattere economico ma anche sociale. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo inventato un modello di sicurezza in questa situazione, credo che qui a Reggio Calabria le cose siano andate in maniera straordinariamente bene e ci viene riconosciuto dai vertici dell'amministrazione e dobbiamo soltanto continuare così per evitare che qualche comportamento scomposto possa poi avere delle gravissime ripercussioni su tutto quanto l'assetto sociale e della sicurezza di questa forza. Qual è l'augurio e il messaggio alle donne e agli uomini che lei coordina? L'augurio è sicuramente quello di poter continuare a fare bene così come hanno fatto in questo periodo. Sono stati straordinari, sono stati veramente eroici. Nonostante il rischio di prendere contagi, non si sono sottratti un giorno alla loro attività. Abbiamo avuto un indice di malattia ordinaria che normalmente è comunque una standard, intorno al 7-8% degli agenti. In questo periodo si è ridotto in maniera incredibile al di sotto dell'1% e non c'è stato un solo agente che si sia sottratto ai propri doveri,
avendo compreso a fondo come la loro attività ha impedito il contagio e l'espandersi della pandemia. Domani c'è l'apertura delle regioni, la preoccupa la cosa? Vi siete organizzati? Cioè, noi sappiamo che a Rosarno c'è il centro di filtraggio, insomma, com'è che state pensando o state, vi siete organizzati per affrontare la cosa? Ma non ci sono grandi problematicità, chi doveva rientrare dal nord Italia è già rientrato grazie alla possibilità di fare rientro al proprio domicilio. Non ci aspettiamo nessun tipo di invasioni, non è ancora il momento degli afflussi turistici, per cui affrontiamo la cosa con la massima tranquillità, ma avendo predisposto un forte impianto di sicurezza che garantirà tutti i partecipanti. Insomma, 2 giugno, viva l'Italia! Assolutamente sì, viva l'Italia! Grazie. Bene, il questore di Reggio Calabria, il dottor Maurizio Vallone, vediamo se riusciamo a trovare il procuratore Bombardieri, è andato via. Intanto vedete, si stanno per lasciare un po' tutte le autorità, Gerardis, presidente della Corte d'Appello, vanno via, Carabinieri. Insomma, finisce qua questa cerimonia, condividete il link, qui Reggio Calabria 2 giugno 2020, 74esimo anniversario. Vi stavo dicendo 74esimo anniversario della Repubblica Italiana. Adesso facciamo un po' di foto ricordo, immagini sicuramente storiche queste, i 2 carabinieri con la corona d'alloro omaggiata ai caduti da parte di Sua Eccellenza il prefetto dottor Massimo Magnani. Bene, con questa bellissima immagine chiudiamo questa diretta, grazie, grazie da parte. Sì. Grazie. Ecco, la frecciata dell'arciere, viva l'Italia! Domenico, non sono in diretta, vai, vi facciamo la foto. No. Vabbè. No, che poi lui che fa? Poi ce le mandano. Capiscono valore. Certo! Niente, questo è un valore immenso.